Allora siamo arrivati in questo luogo che è straordinariamente così importante per riuscire a livellare i nostri personaggi. Ma dove siamo arrivati in realtà? Andiamo a vedere la mappina, siamo a Mahabara, all'ingresso, proprio nella parte iniziale. Siamo appena usciti dalla pianura, enorme, una pianura di Achilte, una pianura veramente estesissima. Però appena usciti ci ritroviamo in questa zona che è importantissima per il livellamento. Adesso partiamo con i personaggi, qua notiamo subito PC 0, abbiamo i punti cristallo 0, andiamo a vedere come si può livellare qua. Ecco qua, andiamo avanti. Ecco, incontreremo due tipi di nemici. Ecco, i robottini, eccoli questi qua. Ecco qua, un'azione preventiva non si può fare, però sono veramente delle carte. Allora, sono molto suscettibili all'attacco elettrico. Li seguiamo. Carica, carica così a manetta. Vado. Devo fare un grind inesorabile così, continuo. Ecco, 2310. Continuiamo. Ecco ne altri. Vai. Ok. Attenzione, qua si può sfruttare un'ottima azione preventiva. Eccoci qua. Adesso vanno giù come delle patate. Attenzione. Subito. Attacco micidiale. Non reggono tanto così. Bene. Just another battle. E vai, 3080 punti cristallo. Proseguiamo di qua. Poi qua giriamo a sinistra, saliamo. Eccolo. Qua incontriamo i primi di questi Cryopyros. Che sono delle cacche, sono delle cacche, però se poi scatenano l'attacco kamikaze si autodistruggono e fanno questo attacco che è micidiale, che può scendere il personaggio. Quindi bisogna cercarli di farli fuori per primi. Eccoli qua. Let's keep this up. Non reggono molto, però se sono in tanti già lì è un problemino. Ecco qua, per esempio, un'azione furtiva è anche difficile perché non hanno occhi, non hanno orecchie, non hanno visi, e queste palline, queste... ecco, è difficile proprio fare un'azione preventiva. Ecco, in questi casi sono uniti dai robottini, dobbiamo assolutamente attaccare per primi questi Cryopyros, così magari scongiurare l'eventualità di un attacco kamikaze, che tra l'altro fa sganciare anche meno punti cristallo nel caso di scoppio. Ah!
qua 5110 punti cristallo. Andiamo ancora avanti. Ecco, ci sono altre sfere delle balle. Altre balle. Vai. Buono. 3570. Proseguiamo ancora un po'. Qua si può fare un'azione furtiva. Sono in 5 robottini. Attenzione. Eccoli qua. Vai. 4 e 5 e si inizia. Bella, brutto. Just like I planned. Ok. 3850 e da qua andiamo verso di qua. Qua c'è lo scontro con lo Juggernaut, però ancora troppo potente, e skippiamo questa parte. Ecco, la saltiamo subito perché è un mostro che non ce la si fa ancora. Dopo si potrà tornare, quindi magari lo andiamo a, facciamo il culo in seguito. Ecco. Ecco, abbiamo fatto questa cosa, in questo modo si sono rigenerati tutti. Ecco, adesso facciamo il percorso inverso. Adesso andiamo di qua e torniamo al punto di salvataggio. Ora basta fare un salvataggio. Facciamo un bel salvataggio. Ok. Ecco, in questo modo, facendo il salvataggio, torniamo indietro e, come si può vedere, i mostri sono tutti rigenerati. Vediamo quanti punti cristallo abbiamo totalizzato in questa sessione. 40.600 punti cristallo, che sono una quantità ottima. Basta fare un po' di giri avanti e indietro e vedi che hai abbastanza punti cristallo per potenziare alla grande. Ecco, manca un po' di terapeuta. Un po' di terapeuta a livello 3. Cerchiamo di sbloccare il coso di ruolo. Andiamo. Vado. Ok. E così livello 4 per tutte le categorie principali di Light. Grande. Vediamo qua cosa si può fare. Sabotatore, manca qualcosina. E qua un po' più, manca un po' più di roba. Cerchiamo di sbloccare l'abilità. Costano, però bisogna farsi un po' di giri perché li sblocchi tutti. E qua. Ok. Ecco. Magari altri due giri riesco ad arrivare al livello di ruolo anche di qua. E invece è lui che manca. Ah, manca un po' di sinergista. Ci siamo quasi. Ah, nuovo livello ATB. Buono. Però mancano anche questi due cristalli lì. Fede e audacia. Ok, manca poco, abbiamo tutto livello 4. E poi devo dare punti anche a questi poveri qua che hanno accumulati un bordello, 237.000, che però non li uso così mai.
Ok, qua siamo nel capitolo 11, siamo a Mahavira. E questo è un luogo straordinario per il livellamento.